Ciao ragazzi, sono sempre io. Questo è l'ultimo video di oggi, anche perché sto morendo di fame, sono le 3 e ancora non mangio. Quindi faccio questo video e poi almeno per oggi finisco qui. Allora, mi avete chiesto che letture ho intrapreso in questo periodo. Allora, a parte gli altri manga da cui Blue Exorcist, Blackbeard, La Spada Incantata di Sakura e roba varia, insomma, che già ho in corso, Psychic Detective Yakumo, eccetera, che già comunque sono in corso, già ve l'avevo parlato. Vi faccio vedere, diciamo, quelle novità che io ho preso così adesso, perché insomma mi interessavano, comunque mi attiravano, anche se molte le ho lasciate stare, tra cui Medaka Box non lo voglio più, l'ho lasciato proprio stare, non mi interessa, neanche Samidare, o Samidare o come si chiama. Altre novità che non ho ancora letto, ne ho iniziata solo una, sono Rosario più Vampire, che ancora devo leggere, e Arrivare a te, che ho iniziato a leggere. E devo, infatti, queste qui sono due letture che spero potete darmi qualche consiglio, perché specialmente su Arrivare a te mi hanno dato parecchi pareri contrastanti. Però ecco, appunto, non avendolo ancora letto, solo il volume 1, perché non si sa mai, magari non mi piace. Allora, poi c'è Kira Kira 100%, che parla di una ragazza, Miku, una ragazza che non si cura, abbastanza un po' bruttina, un po' esagerata. Praticamente questa ragazza vuole dichiararsi a un ragazzo, Shibutani, il classico ragazzo ben voluto da tutti, gentile con tutti, carino, insomma il classico fighetto. E lei però si è sempre ripromessa che si sarebbe dichiarata a lui quando sarebbe diventata più bella. Il problema è che ha un amico, Yutenji, che gli dice davanti a questo ragazzo che lei è innamorata di lui e quindi lei è costretta a dichiararsi. Questo ragazzo dice ci vediamo, ci incontriamo, usciamo. Esce con questo ragazzo, però, come dire, esce con questo ragazzo, ma lei si vergogna perché non è tanto bella e scappa. Da lì questo Yutenji l'aiuta e dice, per esempio, parte con girati le sopracciglia. Lui infatti regala un piegaciglia. Poi lei comincerà a fare amicizia con altre due ragazze che la fanno vestire alla moda, però lei comincia a curarsi troppo della moda, dei capelli, vestiti, eccetera, e poco le sue due amiche un po' bruttine che stanno con lei e la scuola. E infatti qui lei capisce anche i suoi errori, però continua a uscire, pensate, con Shibutani. Infatti lei si metterà con lui e qui cominceranno anche altri problemi, che giustamente in una storia d'amore qualche problema c'è. È un'opera molto dolce, come ho detto anche nell'altro video. Questa è l'autrice di Mechanical Ribbon. E devo dire che è molto carino, molto più maturo rispetto comunque ai Mechanical Ribbon. Infatti qui sono 17enni i protagonisti, non sono bambini, sono insomma adolescenti. A me è piaciuto tantissimo, l'ho trovato molto dolce e carino, anche i disegni sono molto carini, sono. Vi faccio un attimo. No, già che cacchio. Vi faccio vedere un po' così. Tante cose così. E naturalmente sempre lo stile il suo, però sono migliori rispetto ai Mechan, che giustamente è più vecchio. E io lo consiglio perché almeno il numero 1 è molto carino, cioè non dico lo consiglio, dico a me è piaciuto, è stato gradevole, comprerò il numero 2 e poi magari vi faccio sapere. Comunque io lo continuerò perché appunto mi piace. Questa è della Planet Manga, 6,50 euro, 9 volumi serie conclusa. Questa, vabbè, sì, l'ho fatto vedere prima, è Storia d'amore di Demone, è della mia amica, però anch'io lo acquisterò. Perché devo dire che è molto carino, a me è piaciuto, almeno il numero 2 lo voglio comprare, ecco, per farmi un'idea. Mi è piaciuto, quindi lo continuo. Poi ho comprato, ho letto solo il numero 1 però, perché ho comprato il 2 e il 3 insieme, Obaka-chan, e mi è piaciuto perché c'è questa ragazza, Neiro, che praticamente è campionessa di judo, insomma tutte queste arti marziali a mani nude, addirittura è la più forte donna del Kansai. Lei si trasferisce in questa scuola fingendo di non avere niente a che fare con queste cose, cioè insomma fa finta di essere un'altra persona perché non vuole essere di nuovo considerata donna più forte, vuole trovare un fidanzato, insomma queste cose qui. Il problema è che lei picchia una persona e viene sbattuta in una classe di soggetti problematici. E qui abbiamo la ragazza un po' farfallona, la ragazza così, quello colà, e si ritroverà insomma in un bel po' di guai. Poi gli piace anche un ragazzo, che sembra sempre il classico tipo tranquillo, eccetera, eccetera, che però forse mi sa che nasconde qualcosa. Io adesso non ho letto, ripeto, il 2 e il 3, quindi ancora non vi posso neanche accennare qualcosa. Però l'ho trovato simpatico, ecco perché l'ho comprato, l'ho trovato simpatico e quindi l'ho preso. Che poi in teoria, se non mi sbaglio, questa opera dovrebbe essere composta
solo da 4 o 5 volumi. Adesso io non mi voglio sbagliare tanto, se finisce col quarto volume qui dovrebbe dire, non so, ci vediamo nell'ultimo numero, una cosa del genere. No, niente, non dice niente. Vabbè, comunque sia, dovrebbero essere 4 o 5 volumi, sarei conclusa, dovrebbe essere insomma breve. Sempre, questo è della Star Comics a 4,20 euro. Sì. Autore, autrice, anzi, Zachary Sato. Eccolo qua. Un'altra opera che ho comprato sulla cresta dell'onda, perché tutti ne parlano e poi sinceramente mi ha attirato un pochino, è Tudor Hitman Reborn. Eccolo qua. Di Akira Amano. Akira Amano, sì. E i primi 5 volumi ho preso e ho letto solo 2 volumi e mezzo, perché come ripeto ho un sacco di roba da leggere. Eccoli qua i primi 5 volumi della Star Comics a 4,30 euro. Eccoli qua. Ah, Tutto il Ritorno Reborn parla di un ragazzo che si chiama Tsuna, un classico ragazzo un po' stupido, tonto, così insomma, prendono in giro tutti, che si ritrova all'improvviso questo ragazzino in casa perché la madre voleva prendergli un tutore per aiutarlo anche a scuola, eccetera. In realtà è un killer professionista della famiglia Vongola, cioè insomma, è stata la famiglia Vongola che è una famiglia di mafiosi. E vuole farlo diventare un mafioso perché lui è un discendente di insomma, un mafioso della famiglia Vongola. E siccome tutti gli altri sono stati uccisi, anche lui, cioè lui deve diventare insomma, il prossimo capo di questa famiglia. Naturalmente hanno giustificato il fatto della mafia perché è proprio della mafia italiana il fatto che praticamente uno di loro, questo famoso tizio della famiglia Vongola italiana, si è messo ovviamente con una giapponese, a quanto pare ha fatto dei figli qui in Giappone, quindi lui è discendente. In questi volumi, io ho letto, come ripeto, 2 volumi e mezzo, però mi hanno detto che fino al 7 sono tutti volumi un po' così, dove praticamente conosceremo tutti i vari personaggi di contorno, simpaticissimi da morire, vanno ammazzare dalle risate. E praticamente sono tutte storie autoconclusive che non portano per ora da nessuna parte, solo ripeto, a conoscere tutti i vari protagonisti e poi penso saranno stabili in tutta la storia e fa morire da ridere. Io mi ammazzo dalle risate ogni volta che leggo un volume e lo continuo. Infatti, appunto, ho preso 5 volumi. Insomma, non credo di essere un po' scema. Insomma, se direi no, non lo voglio più. Mi fa ridere, mi fa morire perché è demenziale, divertente, è spassoso. Mi piace molto. Poi, comunque, la serie è conclusa. Se non mi sbaglio, in 42 o 45 numeri. Poi mi sembra più 42. E diciamo anche per questo mi ha spinto a comprarlo, perché se la serie era ancora in corso in Giappone sinceramente non l'avrei comprata, anche perché gli shonen durano troppo all'infinito, sapendo che questa è conclusa, allora diciamo ha contribuito al fatto di comprarlo. I disegni poi sono abbastanza carini, cioè li trovo carini. L'anime lo stanno passando su manga, solo che stanno un po' avanti, allora ho smesso di guardarlo, però non mi piace molto il doppiaggio italiano, devo essere sincera. Altro manga che ho detto ieri, cioè, ho detto nel video, ho acquistato è Electroshock Daisy a 3,01 euro. Ho letto solo il volume 1 di questo manga, l'ho comprato spinta appunto dalle persone che comunque acclamano tantissimo questo manga. Poi ho detto ho trovato questa offerta perché 5,90 euro era abbastanza alto. E ho detto vabbè, dai, 9 euro si possono anche spendere per 3 volumi. E allora l'ho comprato. Allora, Daisy di che cosa parla? Mi accorcio perché giustamente dire sempre Electroshock. Daisy parla di una ragazza, Teru, che è questa ragazza qui, la quale è orfana di genitori, resta anche senza fratello che muore, ancora non so perché, comunque il primo volume dice che muore. E questo fratello, poco prima di morire, dice alla sorella appunto visto che lui non potrà più prendersi cura di lei, le lascia un cellulare e le dice che a lei ci penserà Daisy. Allora, poi troviamo Teru che ha dei problemi con, a quanto pare, i ragazzi del comitato studentesco, che sono dei ricconi che fanno un po' i spavaldi, e lei, vabbè, litigando con loro, e comunque lei si difende, però non dice mai a Daisy che le cose come vanno, cioè dice sempre che va tutto bene, invece non è, insomma, non è vero. Lei si ritrova poi a rompere la finestra della scuola e qui infatti lei poi farà la conoscenza di questo ragazzo, Kurosaki, il quale è il bidello della scuola che poi nessuno aveva mai visto. E questo ragazzo gli dice tu ripagherai il danno con il tuo corpo, perché lei dice guarda sono stata io, perché tutti cercavano di difenderla perché appunto è povera, però lei è una persona che non sta zitta eccetera, quindi dice la verità. Quindi
Questo ragazzo in realtà pagherai col tuo corpo, non era la classica cosa che tutti immaginano, che è un pervertito che gli mette mano addosso e cerca di farle qualcosa. In realtà la fa diventare una specie di schiavetta che l'aiuta, insomma, nei lavori da bidella. Insomma, lei fa la bidella con lui, o meglio, lei lo fa e lui no. Poi lei si troverà in vari problemi e cercherà comunque sempre di chiedere aiuto a Daisy. Andando avanti con il volume, arriverà anche un uomo losco che a quanto pare vuole sapere qualcosa da lei. Tipo le dice se il fratello non le ha lasciato un qualche cosa, un qualche file, un qualche cosa. E lei non lo sa. Io adesso lo sto non sa niente lei, però io lo sto raccontando così perché in questo primo volume è vero che è un volume solo, ma ci sono troppe informazioni. Insomma, se io vi dico troppe cose, non va bene, insomma, faccio troppo spoiler. Devo dire che è la prima volta che mi succede di trovare un volume 1 che ha, se dico una mezza parola storta, faccio spoiler, quindi è meglio che sto zitta. E io lo trovo carino. Trovo carino anche i disegni, trovo lei molto simpatica e lui molto carino e non il classico tipo come sempre. Mi piace, non è male. E non so come andranno avanti i numeri perché molti mi hanno detto che dal volume 7 o 8, 9, 10, una cosa del genere, o 12, non ricordo, praticamente perde un pochino ma poi si rialza, poi cioè, ha degli alti e bassi. Io non lo so, io adesso prima leggerò questi tre volumi e poi deciderò se acquistare gli altri oppure no. Anche perché mi sembra che anche nella mia fumettina ci sono delle offerte sui volumi, certi volumi della Planet Manga, sì, Planet Manga. Della flashbook eccetera, sperando che anche Daisy ci sia. Comunque vediamo, questi sono i disegni, la classica edizione naturalmente della flashbook molto morbida che puoi aprire come ti pare. Eccola qui, sono carini i disegni, so che non si vede bene con questo computer, però io per il momento cerco di sbrigarmi a leggere almeno questi tre volumi in modo che magari se volete un'altra opinione. Però io l'ho trovato molto carino e divertente, poi ho detto la protagonista è simpaticissima, non è noiosa, è forte, non è debole, mi piace. Almeno certo il primo volume, poi non lo so. E poi ho detto, siccome era in offerta l'ho voluto proprio comprare, insomma 3 euro a volume non è tanto, anzi è molto poco rispetto a comunque i manga della Flashbook che costano 5,90 euro. 5,90 euro appunto. E ragazzi, per oggi ho finito, vado a mangiare che sto schiettando di fame, ho fame, 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 fame. Quindi ci vediamo nei prossimi video, io vi saluto, vi ringrazio, un bacione a tutti quanti e alla prossima.